Siamo alla fine degli anni 30, a pochi mesi prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e siamo a Goro, un paesino del Delta del Po. Il 17 luglio del 1939 doveva nascere Venceslao Biolcati e invece viene al mondo Maria Ilva, in arte Milva. Allora venite con noi a fare questo viaggio musicale attraverso la vita di Milva, una donna raffinata, tenace e dotata di uno straordinario talento, una donna che ha contribuito a scrivere pagine indelebili della vita artistica, musicale e culturale del nostro paese. Come te si trovano prima o poi, coi tipi come me. La storia di questa bimba di 8 anni, che viene da una famiglia semplice e tradizionale, inizia in un teatrino di Goro. Cantando un'aria della Madama Butterfly di Puccini, le esce un acuto da soprano, facendo impazzire tutta Goro. E tutti dissero al padre: "Hai una fortuna in casa". Capirò, capirò, se mi ascolti, amore mio. Siamo negli anni 60, in pieno boom economico. Milva adesso ha 20 anni e partecipa al concorso delle voci nuove della RAI insieme ad altri 7.600 cantanti, tra cui anche Ive Zanicchi. Eravamo sedute lì, guardo questa ragazza, scusa, ma vivi proprio anche tu il castello così, la cultura tua. Sì. Esce una signora bionda, molto distinta, si avvicina a Milva. Complimenti cara, questa volta ce l'hai proprio fatta. Hai vinto. Io l'ho guardata e per la prima volta ho provato un'invidia, una gelosia bestiale. E poi questa signora si gira verso di me e mi fa: guardi, lei non ha una brutta voce, ripassi tra 2 o 3 anni. La vittoria al concorso della RAI apre a Milva le porte di Sanremo. Il festival la vedrà fare il record di presenze, con ben 15 partecipazioni. E proprio sul palco dell'Ariston riceve il premio alla carriera, uno dei tanti premi, ma di questo ne parliamo più tardi. Io sogno e nel mio sogno vedo che non parlerò d'amore, non ne parlerò mai più. E adesso parliamo anche degli amori. Siamo nel 61 e Milva, negli studi della RAI di Torino, conosce Maurizio Corniati. Un intellettuale 22 anni più vecchio di lei, sceneggiatore e regista televisivo. Di lei lui racconta. Fui colpito dalla spontaneità di Milva, questa ragazzina che camminava scalza e portava le scarpe dentro una borsa. Non conosceva nulla e decisi di prenderla sotto la mia protezione. Milva di lui racconta. Maurizio è stato l'uomo che mi ha resa bella e mi ha fatto crescere. Mi sono sposata. Avevo detto a mio marito, che era Maurizio, Maurizio, adesso voglio fare la moglie. E lui mi disse: è un peccato, perché tu hai un grande talento. Va bene. Ma quel matrimonio purtroppo finisce in un lampo. Milva viene travolta dalla passione per Mario Piave ed una notte prende la bambina e scappa con lui. Anni dopo, però, Milva dichiarerà: è stata la più grande cavolata della mia vita. Ero giovane, avevo 28 anni. Fui attratta da un mio coetaneo e a quell'età si credeva che la cosa più importante fossero i sensi, la passione. E non ho riflettuto che la cosa più importante fosse guardare alla realtà. Io me ne vado, e me. Torniamo al talento di Milva. Si cimenta anche nel cinema prendendo parte a diversi film, in uno dei quali ricopre anche un ruolo di rilievo accanto ai mostri sacri come Gino Lollobrigida ed Enrico Maria Salerno. Ora capisco. Aveva la faccia di chi non avrebbe campato a lungo. Ci sono dei predestinati. È vero, sa? Come nei film. Quando ti presentano il personaggio più giovane, allegrone, fiducioso, bello.
capisci che sarà il primo a morire nella battaglia. Il primo. E poi viene Brecht, quando il talento incontra lo studio. Ma come avviene il passaggio dalla musica pop al teatro brechtiano, quello impegnato? Milva racconta che non sapeva neanche dell'esistenza di Bertolt Brecht. Aveva cantato un suo testo in un disco, Canti della Libertà. Era il 65, il ventennale della resistenza. E Milva racconta. Mi arriva la telefonata di Paolo Grassi, fondatore del Piccolo Teatro di Milano, per un recital. Accettai e funzionò. Strehler chiamò il maestro Gino Negri, che ci accompagnava, e disse: «Vorrei sentire Milva che canta Brecht Weil in Jenny, la ballata della schiavitù sessuale». Dopo 10 giorni cantava in un recital brechtiano. Da lì è cambiata la mia vita, un nuovo mondo artistico. Milva racconta che la sera dopo la prima, Paolo Grassi entra nel suo camerino e le dice: «Strella aveva proprio ragione, sono costretta a chiedergli di fare altre 9 serate». La collaborazione poi durò per altri 30 anni. Questi ragazzi erano dei ragazzi poveri, sono diventati dei ragazzi della malavita appunto proprio perché erano poveri, e a un certo momento, un certo giorno, sono stati chiamati sotto le armi, sono andati in guerra, sono andati in Albania, e poi cosa hanno fatto? Già. E fa la guerra in Albania, e in montagna, a Ciapairat, neger tu des della Vermat, mi fai morire d'una pensata. Come avessi 40 anni, o anche di più, non era amore, Johnny, tu volevi soldi, Johnny, e io pendevo, Johnny, dalle tue labbra, Johnny, volevi tutto, Johnny, e io ti ho dato di più. E smettila di fumarmi in faccia. Porco. Strehler mi insegnò ad appropriarmi di un palcoscenico e di poterlo gestire, di potermi muovere e cantare, così come se io ne fossi la padrona e non che il palcoscenico gestisse me. E poi viene la consacrazione. Dopo l'esperienza brechtiana, Milva è consapevole dei propri mezzi e delle sue capacità. La sua carriera esplode, non esistono più frontiere. 20 anni ininterrotti di spettacoli e di tournée. È consacrata regina in Germania, dove è considerata una cult singer. In Francia, dove è considerata la nuova Edith Piaf. Grecia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Svizzera e in Italia, ovviamente, dove continua anche l'incisione di diversi singoli di pop music. Canta in greco, francese, tedesco, portoghese. Di quegli anni, Milva dice, lavorai come una pazza, mi sono veramente tolta la pelle di dosso. C'è questo tuo grande successo in Germania, oramai sei una diva famosissima, veramente. Io non sono una diva, io sono una persona che lavora. Sì, il divismo però, è un'altra cosa. Però... Se mi va, se puoi anche se, se mi va, se puoi. Se piale mia, se piale tia, o piale chant, sa se la mia. In jener Zeit, jetzt vergangen ist, war mein Freund und ich ein junges Ding. Daras amanar, mira muesi, daras ya mira, ya para manas tonomo chrissi, toniglio pira. Et de la gare de Berlin, et pas pour la désespérance, les croissants du jour qui commence. E poi viene il Giappone, e poi viene Astor Piazzolla. Continua la sua escalation ed arriva in Giappone, dove diventa una vera star incidendo dei dischi in giapponese, ed è in Sud America al fianco del grande maestro Astor Piazzolla. Piazzolla scrive per Milva,
non per le cantanti argentine, ma per Milva. Lui vuole Milva. La elegge come sua interprete favorita e le dedica l'opera Maria di Buenos Aires, che poi interpreta in tutto il mondo. Della sua voce dice: Milva ha il sonido nella voce, ha il suono di due strumenti, il sassofono e il violoncello. Io sono Maria de Buenos Aires. Soy la más bruja cantando y amando también. Si un bandoneón me provoca, tiarratata, le muerdo fuerte la boca, tiarratata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Continuano le collaborazioni con grandi artisti, il musicista Greco Vangelis, una star nascente, e poi viene Enzo Iannacci e Mikis Theodorakis, e poi Morricone, e poi viene Facchinetti, e poi ancora Alda Merini e Umberto Eco. La lista è lunga e parla da sola, ma soprattutto Franco Battiato, la cui collaborazione dà vita a uno dei dischi più popolari e più importanti della sua carriera, Alexander Platt. Alexander Platt. Auf Wiedersehen, c'era la neve, faccio 4 passi a piedi fino alla frontiera, vengo con te. Ormai Milva è una stella mondiale, piovono premi e le più alte onorificenze dall'Italia, dalla Germania e dalla Francia. Siamo nel 2010. Milva, dopo una carriera lunga 50 anni e con l'attivo 174 album, annuncia il ritiro dalle scene. Ritengo che questa speciale combinazione di capacità, versatilità e passione sia stato il mio dono più prezioso. Una cosa devo dire ai giovani, la musica spazza via la polvere dalla vita e dall'anima degli uomini, ma perché questo accada bisogna studiare e attingere dal passato affinché possa arricchire i momenti del presente. The show must go, the show must go, and the show must go, the show must go. Giocando con le parole di Virginia Woolf, nella carriera artistica di Milva possiamo dire: dietro questa grande donna ci sono stati tanti grandi uomini. Al contrario, nella sua vita privata, il sostegno sono state le donne. La mamma Noemi, che l'ha spronata a iniziare questo viaggio, la zia Norma, la sorella Luciana, sua figlia Martina e l'assistente storica Edith Meyer. Su, vieni qui, milord, accanto a me, milord, sei freddo il cuore, vedrai, io ti riscalderò, ti strapperò.